Buon pomeriggio, siamo arrivati al secondo appuntamento degli incontri nell'ambito del progetto Vispo, patrocinati dal Parco Fluviale del Comune di Cuneo, sul nostro parco fluviale, anzi il nostro, il Parco Fluviale tra Gesso e Stura. Il secondo incontro riguarderà la natura e la cultura. Abbiamo la fortuna di avere tre esperti, il professor Domenico Sanino, presidente di Pro Natura Cuneo, Albino Gosma, presidente di Cuneo Birding e Dario Olivero, grande naturalista e amico del parco come tutti noi. Io posso in questa fase iniziale ricordare a Domenico che è appena arrivato a Cuneo, cioè è finito le elementari, il mio primo approccio con l'ambientalismo e la natura è stato con Pro Natura, alle famose proiezioni di diapositive che si facevano alla Camera di Commercio, che mi hanno cominciato ad entusiasmare dal punto di vista naturalistico, perché erano foto fatte benissimo, ma soprattutto dal punto di vista dell'impegno ambientale. Avevo pochi anni, andavo con i miei amici del gruppo speleologico, quindi per prima Pro Natura ha portato il sottoscritto a occuparsi di ambiente. Ringrazio Domenico e gli do la parola perché bando alle ciance, il tempo è breve, le cose da dire sono tante. Grazie Domenico. Grazie Bruno, mi fai venire in mente che Pro Natura Cuneo ha 56 anni di esistenza, perché è nata nel 1965 e questo è stato il primo anno da allora in cui non siamo riusciti a fare le conferenze a causa del Covid. Però partiamo subito sulla questione che oggi affronteremo. Allora, io vi parlerò in particolare del paesaggio cuneese e parto da questa immagine che voi vedete, che era il titolo della mostra che Pro Natura aveva realizzato nell'ottobre del 2005, proprio per denunciare la trasformazione del paesaggio nel nostro territorio. La prossima. Ecco, come vedete in questa immagine, questo era il paesaggio attorno a Cuneo circa 30 anni fa, avanti. Invece oggi è così, cioè troppi di noi, troppe persone ancora non si rendono conto che il paesaggio della nostra provincia, cioè il paesaggio che la natura ha creato e poi l'uomo ha modellato nel corso dei secoli, è irrimediabilmente scomparso. Per colpa nostra, per colpa della cementificazione di tutto il territorio. Pensate a quante strade spesso inutili continuiamo a volerne fare, con dei tracciati assurdi e per di più devastanti. Pensate ai capannoni che vedete lì, che non hanno nessun pregio artistico e oggi in buona parte sono vuote. Pensate ai centri commerciali giganteschi. Tutto questo ha sostituito il verde delle campagne. Ma non solo qui, il triste è che lo ha fatto anche in collina e addirittura in montagna. Ecco, con la prossima immagine vorrei incominciare un po' ad affrontare il concetto di paesaggio, perché non è semplice definire il paesaggio, perché, come vi rendete conto, entrano in gioco delle valenze estetiche, oggettive, ma anche delle motivazioni personali, affettive. Ora, l'Unione Europea, proprio per la difficoltà di affrontare in modo chiaro questa problematica, il 19 luglio del 2000 ha adottato la Convenzione Europea del Paesaggio. È un documento nel quale si cerca di fare chiarezza proprio sul concetto di paesaggio. Vi leggo la traduzione italiana come lo ha definito. Dice che il paesaggio designa una parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Non è semplice, come avete capito, però vorrei ribadire una cosa fondamentale. Secondo i legislatori europei, tutto il territorio è paesaggio e non soltanto alcune parti di esse. Quindi Cuneo e ciò che la circonda è paesaggio. Vediamo la prossima. Se prendiamo gli esperti, distinguono quello che è il concetto di paesaggio dal concetto di ambiente, nel senso che il paesaggio è,
considerato un'identità culturale, un'identità estetica, mentre l'ambiente ha soprattutto una valenza ecologica. Ora, è vero che c'è questa distinzione, però, a giudizio mio, i due aspetti non possono essere considerati in modo indipendente, non possono essere separati. Vi porto un esempio con la prossima immagine. Prendiamo a riferimento, con immagini che conoscete tutti, i nostri prati di montagna. A primavera, adesso, fra poco, saranno uno spettacolo che magari quest'anno non potremo neppure andare a vedere, quando saranno coperti da questa tavolozza di fiori variopinti. Se passiamo alla prossima immagine, vedrete questo paesaggio che incanta, che dà soddisfazione alla vista, all'olfatto, a tutti i sensi, che mette allegria, mette gioia di vivere. Ora, questo paesaggio che tutti voi conoscete è opera dell'uomo, non è naturale, perché dal fondo valle, fin verso i 1500-1800 metri di altitudine, non esistono dei prati formati dalla natura. Se vediamo l'immagine successiva, vi ricordo che per secoli, perlomeno fino dal Medioevo, i nostri antenati hanno colonizzato i versanti, cioè hanno ristretto lo spazio del bosco, hanno creato condizioni di luce e di assenza di competizione tra le varie specie arboree, tutto questo per favorire la flora erbacea, che proprio in queste radure ha potuto insediarsi e soprattutto sopravvivere. E ogni anno il montanaro che sfalciava i prati metteva tutte queste specie allo stesso livello, cioè il più forte e il più debole avevano la stessa possibilità di sopravvivere e quindi di poter crescere. Ora, tutto questo, l'immagine successiva, tutto questo è venuto meno con l'abbandono della montagna, perché questo paesaggio sta sparendo, in buona parte è già sparito e sparisce per sempre. Ora, il danno non è soltanto un danno estetico, è relativo questo danno estetico, è un danno ambientale, perché perdiamo la biodiversità, questa biodiversità che è ricchezza. Ora, al posto dei prati si insedia una vegetazione arbustiva, povera, infestante, che non ha nessun valore economico ed ambientale, ed è anche brutta vedersi, è facile preda di incendi. Ci vorranno decenni prima che il bosco riesca a prendere il sopravvento. Però c'è un altro punto da tenere presente nel discorso sempre paesaggio-ambiente. L'erba che non viene più tagliata è il primo tassello per il dissesto idrogeologico, perché come sapete in autunno in particolare, quando piove abbondantemente, diventa uno specchio, diventa un piano inclinato sul quale l'acqua scorre velocemente e violentemente, riversandosi a valle in quei modi torrenziali che purtroppo conosciamo. Quindi l'abbandono della montagna e gli interventi scriteriati che troppo spesso l'hanno ferita hanno creato un danno al paesaggio, però anche all'ambiente, agli ecosistemi e quindi in ultima analisi a noi stessi. Veniamo però al parco fluviale, la prossima immagine. Ora, il discorso che vi ho fatto vale anche per il parco fluviale lungo i nostri due fiumi che circondano l'altipiano. Quello che è rimasto è un paesaggio di notevole rilevanza che per fortuna siamo ancora riusciti a conservare. Avanti, è un paesaggio ancora molto naturale, soprattutto lungo le sponde dei due fiumi, e in tanti punti è ancora veramente spettacolare. La prossima. Ha bisogno però questo paesaggio, questo ambiente, di essere mantenuto e anche di essere pulito. Ecco quindi la necessità dell'azione dei volontari. Senza la collaborazione di tutti noi e in particolare di chi è più disponibile a dedicare un po' del proprio tempo per questo ambiente, rischiamo di non conservarlo. Però, avanti, è anche un paesaggio antropico, cioè non è solo un paesaggio naturale, un paesaggio antropico che è stato costruito nei secoli dall'uomo. E avanti, se fate un percorso con un po' di pazienza, magari riuscite a scoprire
anche degli scorci unici che testimoniano quella che era la realtà del passato e che sono indubbiamente spettacolari a vedersi. Avanti. Cambio discorso, perché nell'ambito del parco fluviale c'è anche una grossa questione legata ai canali irrigui. Ora, la canalizzazione dei terreni attorno a Cuneo inizia grosso modo nel XIII secolo, subito dopo la fondazione della città. Sapete che Cuneo è stata ufficialmente fondata nel 1198. Lo scopo di questa canalizzazione era trasformare questo territorio arido che circondava la città in via di costruzione, proprio per rendere possibile lo sviluppo agricolo adeguato proprio alla necessità della nuova città. Avanti. Il primo canale che fu realizzato a Cuneo è stata la Bealera Grossa, che aveva allora in particolare la presa nel comune di Borgo San Dalmazzo, all'altezza dell'attuale cartiera Pirinoli. Questo canale serviva non solo per l'agricoltura dell'altopiano, ma anche per fornire la città di acqua. Non c'erano gli acquedotti, c'erano dei pozzi che non erano sufficienti e non era possibile pensare di attingere l'acqua da Gesso e da Stura perché erano troppo bassi. I diritti di quest'acqua allora erano proprietà dell'abate di Borgo San Dalmazzo, che pretendeva un'adeguata ricompensa. Allora, se andate a leggere le storie di quegli anni, vedete centinaia di liti e di controversie tra la nuova città che stava crescendo e l'abate che esercitava la signoria su tutto il territorio tra Gesso e Stura. Poi, verso il XIV-XV secolo, l'Oltregesso è stato interessato dalla presenza di un nuovo canale, il canale Vermenagna, che si chiama così, costruito nel 1330, si chiama così perché la sua presa era proprio la confluenza del Vermenagna nel torrente Gesso. E subito hanno cominciato a costruire tutta una serie di rami che dovevano anche allontanarsi. Invece, immagine successiva, nell'Oltrestura il canale più antico è il Roero, che qui vedete, in un'area prossima al parco fluviale. Un primo ramo di questo canale Roero, quello che si chiama il canale di Cerialdo, è stato tagliato nel 1431 da un maestro idraulico, questo era il nome con cui veniva indicato, un certo Antonio Piccapietra, di qui la cascina Piccapietra che c'è ancora vicino a Madonna dell'Olmo. Però Piccapietra non è stato un bravo maestro idraulico, tant'è che ha sbagliato le pendenze. Così nel 1450-50-51 subentra un nobile, Ludovico Rottario, meglio noto col nome di Roero, che ha dato il nome appunto il canale, che a proprie spese ha restaurato l'opera, affidandosi a maestranze molto abili nel lavorare pietra, perché costruire un canale non è banale, ci deve essere una pendenza adeguata perché l'acqua scorra, ma non troppo forte per non rovinare le sponde. C'è una capacità sorprendente che, se ci pensate, da 600 anni continuano imperterriti a svolgere il loro ruolo. Successivamente fu realizzata una nuova presa nel comune di Vignolo proprio per creare altri canali di cui parleremo. Avanti, se si vanno a leggere le cronache del tempo, viene raccontato come la roccia fu tagliata e livellata col fuoco e con l'aceto, c'è scritto, proprio per formare un indistruttibile letto su quale l'acqua poteva scorrere, e dove il terreno era più permeabile furono realizzati i fianchi e il fondo con delle lastre di pietra sbozzate e poi unite con la calce, e le sponde erano tutte in pietra e sono lì, ve l'ho già detto, da 600 anni, dove purtroppo non le abbiamo cementate ultimamente.
avanti. Ora, per secoli i canali irrigui hanno svolto egregiamente il loro ruolo, e queste immagini in bianco e nero, che tra l'altro si osservate dallo stemma, fu scattata da Vittorio Emanuele III, che era un abile fotografo e che quando veniva a Valdieri, poi che si trasferiva magari a Pollenzo o a Racconigi, fotografava la pianura. Queste immagini ormai non sono solo storiche per gli anni che hanno, ma c'è un paesaggio che oggi non troviamo più, perché la prossima immagine, cosa è successo in questi ultimi 20 anni? Che questi canali sono stati intubati, cementificati, eliminando completamente i filari di alberi che li circondavano. La prossima. Ecco, in questa vedete bene che prima si tagliano gli alberi, che hanno un ruolo, oltre che ecologico, ambientale, eccetera, idraulico, perché tengono le sponde, e dopodiché si provvede a intubarle. Ora, il problema non è soltanto questo, di intubare e perdere la memoria storica, avanti, la prossima, è la distruzione di un ecosistema, perché questi ambienti idrici, questi piccoli ambienti idrici, con i loro filari di alberi, sono una fonte incredibile di biodiversità, di cui poi chi subentrerà dopo a me vi racconterà, con una ricchezza sorprendente di specie che addirittura non riusciamo ad immaginare. Ora mi chiedo e chiedo a voi, è giusto sottrarre alle generazioni che verranno questo patrimonio? Tra l'altro, le motivazioni adottate per l'intubamento sono quelle che oggi costa troppo la manutenzione, così evitiamo di fare queste manutenzioni ed evitiamo le perdite di acqua dal fondo e dalle sponde, il che non è assolutamente vero, perché nel corso del tempo si è creata un'impermeabilizzazione naturale. Infatti, se avete un minimo di esperienza, vedete che anche quando in questi canali secondari si toglie l'acqua, rimane all'interno, ristagna a lungo prima che venga riassorbita. Ora, se proprio è necessario intervenire, abbiamo delle tecniche naturalistiche eccezionali che consentono di mantenere l'aspetto naturale e quindi che consentono la sopravvivenza delle tante specie che qui ci sono, invece che cementare tutto. Avanti. Ora, questo paesaggio dei canali all'interno del parco fluviale è fondamentale. Ed è un ambiente unico che in tutta Europa si cercherebbe di valorizzare e conservare, proprio prima per le valenze storiche. E se prendiamo l'immagine successiva, vedete lungo il Roero, anche questa è un'immagine del Roero nella zona di Vignole, qui vedete uno dei tanti mulini che si possono ancora riscontrare lungo il Roero. Invece, purtroppo, noi che cosa facciamo? L'immagine successiva. Ecco, qui siamo nella zona di Vignolo, dove abbiamo una situazione che ritengo unica in Italia e rarissima in Europa, cioè lungo la sponda che dall'altopiano di Vignolo scende allo Stura, sono stati costruiti 3 canali irrigui in successione, il canale Roero, il Morra e il Miglia. Questo, ripeto, dal 1400, in un ambiente eccezionale. Noi lì che cosa facciamo? Centraline idroelettriche. Ora, il problema della centralina idroelettrica nei canali irrigui, tanto più in un'area come questa, ai limiti del parco fluviale, è veramente assurdo. Prendiamo l'immagine successiva. Ecco, qui vedete l'intervento in corso che, partendo dall'alto, sta distruggendo e cementificando i canali irrigui e tutta la riva. La produzione di energia elettrica che si ha da queste centraline è irrisoria. Non copre assolutamente le spese per realizzare, ma ci sono gli,
i cosiddetti incentivi verdi, che favoriscono determinate società private che nell'arco di pochi anni recuperano i soldi che hanno sborsato per poter devastare e realizzare le centrali, e non c'è verso di fermarli. Proprio qui a Vignolo sono anni che stiamo combattendo e purtroppo perdendo, nonostante il parere contrario anche del comune. Non sempre i comuni sono contrari, spesso sono molto favorevoli per due soldi che poi prendono. Perché è passato il concetto dell'uso pubblico e dell'interesse collettivo, che è quello comunque di inserire una struttura per produrre, in questo caso, energia elettrica. Ecco, questo è il dramma che noi oggi viviamo. Quella zona che avete visto prima, nel comune tra Cervasca e Vignolo, lungo la Stura, una zona spettacolare che dovrebbe essere rivalutata proprio ai fini turistici e ambientali e non distrutta in questo modo. La prossima, e concludo. Ecco, la salvaguardia del paesaggio non ha come scopo solo quello di preservare un'area particolarmente bella e piacevole, come questa che vedete, ma proprio la funzione di garantire la sopravvivenza di un bene essenziale per il vivere civile di tutti noi, di tutta la collettività. Quindi mantenere integro il paesaggio, conservare il paesaggio è un diritto di tutti. Tutti noi abbiamo il diritto di godere del paesaggio, ma è anche un dovere, cioè dobbiamo tutti cercare in tutti i modi di conservarlo. Quindi un diritto che richiede un nostro intervento per essere tutelato. Io per il momento chiudo qui e lascio la parola agli altri. Domenico, grazie Domenico. Purtroppo è molto preoccupante la situazione che hai descritto, la conosciamo bene da anni. Aggiungere solo che se qualche anno fa la sovrintendenza ogni tanto dava anche dei pareri sfavorevoli, purtroppo negli ultimi tentativi di bloccare cementificazioni assurde, i pareri sono stati positivi, e devo dire senza tema di smentita che anche le istituzioni pubbliche, se non sorde, alle volte tendono a non assumersi responsabilità, che invece certo sarebbe un dovere. Purtroppo, in quelle zone che tu hai così ben descritto, sovente ci sono turisti. Io ho trovato turisti tedeschi in bicicletta con le loro supercar, le stesse che usano in Valle Maira, con i quali abbiamo scambiato due parole, dicevano che io ero molto fortunato di stare in quella città che c'era lì sopra, perché erano ancora belli. Attenzione, prima di alcuni interventi, parlo di qualche anno fa. Devo dire che il parco, adesso non c'è il direttore Luca Gautero, è sempre stato dalla nostra parte, però ci sono zone contigue al parco. Certo. E il tentativo, come purtroppo sappiamo, è quello di rendere sempre meno vincolate le zone contigue ai parchi. Non si sa perché. Non ci sono domande, ma io ne farei una. Le nostre due associazioni, cioè Pro Natura e Lega Ambiente, si dovrebbero da fare a livello nazionale per abolire questi incentivi. Però attenzione, abolirli anche alle cosiddette fonti fossili. Quindi noi abbiamo 17-18 miliardi all'anno di incentivi alle fonti fossili, che dovrebbero essere vietate visto il riscaldamento globale, ma tutti noi saremmo d'accordo di toglierli a tutte le cosiddette rinnovabili, perché in queste centraline non c'è quasi nulla di rinnovabile. Prima che si mettano a produrre energie rispetto a quella che hanno consumato per essere costruite. E poi c'è l'ultimo aspetto, scusatemi, noi professori siamo sempre chiacchieroni, parlo a nome personale, è che in questo modo anche d'estate, o quando l'agricoltura d'inverno non ha bisogno di acqua, noi abbiamo i fiumi vuoti perché le centraline devono girare, quindi i canali non vengono più prosciugati.
ed è un conto grave. L'acqua non li perdevano questi canali plurisecolari, ma l'acqua non si perde, l'acqua che esce per percolamento da un canale alimenta le falde, e queste falde servono all'agricoltura e a qualcun altro che a valle berrà quell'acqua, quindi non è acqua persa, non è acqua. Lascio la parola, se siete d'accordo. Posso intervenire un attimo, visto che hai richiamato questa questione. Allora, a livello nazionale da anni si cerca, Pro Natura, Lega Ambiente, non solo, di bloccare questa situazione, ma i poteri economici che ci sono dietro sono tali che non c'è verso. Noi nel piccolo qui, non sapendo più a che santo raccomandarci, oltre a cercare di coinvolgere tutti i parlamentari cuneesi che hanno promesso e strapromesso, ma in realtà poi non hanno mai fatto nulla, avevamo anche incastrato, tra virgolette, l'attuale presidente della regione Cirio quando era consigliere europeo, quando faceva parte del Parlamento europeo, che ci ha risposto ripetutamente, che si interessava, che vedeva a livello europeo. Poi quando è passato a Torino non ha fatto un passo in più per riuscire ad arginare queste situazioni. Perché la legge c'è, cioè la legge sul paesaggio della regione Piemonte prevede la tutela dei canali irrigui, ma al momento buono passa sempre in gioco l'aspetto dell'interesse collettivo, la pubblica utilità che è la produzione di energia. E su questo non riusciamo in nessun modo. Avrei tante cose da raccontare se avremo tempo dopo. Grazie mille, Domenico. Prego. Grazie. Passerei la parola dal nostro amico Albino Gosmar, che è il presidente di Cuneo Birding ed è un grandissimo esperto dei nostri amici uccelli, che sovente vengono maltrattati. Pensate che ogni tanto si tirano giù le piante senza neanche chiedersi se di sopra c'è un nido, no, Albino? O se quella pianta può servire a qualcun altro. Tra l'altro sono anni che Cuneo Birding si occupa di queste problematiche e per nostra fortuna lavoriamo tutti insieme, con Natura, Lega Ambiente, Cuneo Birding, la Lipu, con gli stessi obiettivi, perché quando si parla di ambiente è un tutt'uno, come ha ben detto prima il professor Sanino, non si può distinguere un aspetto da un altro. Pensa, Albino, tanto per entrare in argomento, su quelle piante attorno ai canali antichi che... fauna, no? E quanto bene facevano questi uccelli ai campi coltivati. Ti lascio la parola. Grazie, Albino. Grazie, Bruno, della parola. Ringrazio tutti per la presenza a questo webinar. Bruno ha toccato un argomento molto sensibile. Noi parliamo del parco fluviale, che attualmente, proprio perché è un parco fluviale, vediamo alcuni vantaggi di esserlo. Alcune zone che sono state recuperate, un grande lavoro che fa il comune di Cuneo e tutti gli altri comuni, non ultimo che è venuto, passato sulla stampa, il comune di Centallo, il comune di Castelletto, che stanno tutelando i boschi, perché noi, assieme a voi, che siamo grandi amici e lavoriamo per lo stesso scopo, abbiamo alcuni progetti. Uno era iniziato, devo dire, da quando è iniziata la nostra associazione, 20 anni fa circa. Ci hanno proposti un obiettivo molto lungimirante, alcuni ci ridevano anche dietro, ma qualcosettina si sta vedendo: la tutela dei boschi ripariali che erano destinati al taglio, così come ancora attualmente. Noi abbiamo tutelato attraverso una stazione Bioma, che è una onlus agricola, il bosco L'Alneto, forse l'ultimo grande alneto della provincia di Cuneo, tra Murazzo e San Sebastiano verso Fossano, affittandolo, così come abbiamo tentato di fare e abbiamo fatto anche a Savigliano e stiamo facendo attraverso la sensibilizzazione ai comuni di Castelletto e di Centallo. Quindi questo progetto sta andando avanti pian pianino e credo che in un futuro, spero, magari non lo vedrò più, ma ci potrà essere un corridoio tutto lungo l'asta fluviale dello Stura, che è un importante passaggio per gli uccelli. Pensate che adesso vi faremo vedere un breve filmato che Bruno Caula, nostro vicepresidente, grandissimo esperto, lui sì veramente, assieme ad altri come Luigi Berau, eccetera, grande esperto ornitologico,
ha fatto un breve filmato e ha censito 214 specie a Sant'Albano, quindi capite che veramente ci sono delle aree veramente preziose, così come l'area di San Sebastiano, la cava di San Sebastiano, dall'altra parte, sulla sinistra orografica, è veramente è un'area estremamente importante che dovrà sicuramente essere tutelata, così come Tetti Lupo. Io farei vedere questo filmato, poi integrerei con alcuni due o tre progetti. Il fiume Stura funziona come una grande autostrada per gli uccelli migratori. La sua disposizione da nord-est a sud-ovest è di grande utilità per gli uccelli che durante le migrazioni attraversano l'arco alpino occidentale per recarsi in autunno nei quartieri di svernamento del Mediterraneo, anche africani subsahariani, e poi in primavera per riconquistare nuovamente i territori di nidificazione che possono essere posti sia in Italia settentrionale che non in Europa orientale o anche nel nord Europa oltre l'arco alpino. L'oasi della Madonnina ha la grande fortuna di essere collocata proprio a ridosso di questa autostrada naturale e funziona un pochettino come un autogrill per molti uccelli che si fermano durante le soste per potersi alimentare, riprendere le forze necessarie per poi continuare nella loro migrazione. In più, negli ultimi anni, la diversificazione ambientale che l'oasi offre, quindi con canneti e zone di limo di acqua bassa che diversamente non si possono trovare lungo il corso dello Stura, ha fatto sì che numerose specie iniziassero a nidificare e a riprodursi. L'importanza dell'oasi a livello non solo provinciale ma anche dell'intero Piemonte si può rilevare dal numero di specie finora che sono state osservate al suo interno. Si parla quindi di più di 200 specie contro le 340 poco più che sono state osservate finora in tutta la provincia di Cuneo, compreso le zone alpine. Il periodo probabilmente migliore per poter osservare le specie di uccelli all'interno dell'oasi è senz'altro la primavera. Tra aprile e maggio agli uccelli che già sono qui alle prese con la nidificazione si aggiungono anche i numerosi migratori che si fermano all'oasi per rifocillarsi e sostentarsi. In questo periodo infatti si possono osservare più di 50 specie di uccelli in una sola giornata ed è un numero effettivamente notevole per la provincia di Cuneo, non solo, ma anche per l'intera regione piemontese. L'autunno e l'inverno invece sono le stagioni migliori per osservare le anatre e gli aironi. Numerosi aironi cenerini, garzette e anche qualche airone guardaboi si associano alle decine e alle centinaia di anatre che vengono a passare l'inverno nell'acqua dell'oasi.
La maggior parte delle anatre sono germani reali, in mezzo comunque è facile poter osservare sia alzavole, codoni, mestoloni, moriglioni, anche anatre tuffatrici come morette e moriglioni tutti gli anni vengono osservate con regolarità. Dagli anni dell'istituzione dell'OASI il numero di specie nidificanti è andato via aumentando. Dalle specie più comuni che erano nidificanti come il germano reale e la gallina d'acqua o la folaga, si è arrivati ad avere anche specie decisamente più rare e interessanti come il cavaliere d'Italia, lo svasso maggiore, la moretta e anche la starna comune che nidificava fino alla metà degli anni 80, primi anni 90, anche lungo il Greto dello Stura, poi è scomparsa proprio per le modificazioni ambientali della zona dell'alveo e con l'istituzione dell'OASI e la creazione ad hoc di alcune zattere galleggianti predisposte apposta per questa specie, la starna comune ha iniziato nuovamente a nidificare dopo diversi anni di assenza dall'area e attualmente diverse coppie si riproducono con successo e regolarità all'interno dell'OASI. All'interno dell'OASI esistono aree con acqua di diverse profondità che favoriscono la sosta di diverse specie di uccelli. Nelle zone con acqua bassa e limo in superficie diversi caradriformi e limicoli si fermano per alimentarsi e rifocillarsi. Nelle zone con acqua più profonda invece si alimentano specie tuffatrici come gli svassi, le morette, i moriglioni e le stesse folaghe. Gli specchi d'acqua sono circondati in buona parte da un'estesa e rigogliosa vegetazione palustre, sia salici che, come in questo caso, estesi e importanti tifeti che ospitano ad esempio due specie di aironi molto particolari. In periodo riproduttivo in estate il tarabusino, sostituito in autunno e inverno dal tarabuso. Sono due specie di aironi elusive che difficilmente si riescono a osservare all'aperto e sfruttano il tifeto per nidificare e per mimetizzarsi durante la giornata. L'importanza dell'OASI della Madonnina, che è andata via via crescendo in questi ultimi anni, potrà in un prossimo futuro sicuramente aumentare grazie all'annessione di alcuni siti qui attorno in fase avanzata di progettazione e realizzazione. Tutti insieme andranno a formare sicuramente uno dei siti prioritari e principali per la conservazione della avifauna e della natura in generale di tutto il Piemonte e dell'Italia settentrionale. Ecco, come avete potuto vedere e sentire da Bruno Caula il racconto di questa area, che è la Madonnina, una bellissima area, e altre credo si stiano formando. E pensate che abbiamo avuto anche uccelli spec 1, cioè intendo, ci sono quella categoria di specie di uccelli che è stato studiato dal BirdLife International, di spec 1 in cui sono specie di interesse e conservazionistico mondiale come la moretta tabaccata, il marangone minore che tutti gli anni fino ad ora è venuto a svernare presso l'OASI, il grillaio eccetera eccetera. Volevo parlarvi solo, fare un accenno perché sulla sterna comune che io ho vissuto la mia infanzia sullo Stura che nidificava, me lo ricordo io che l'avevo viste diversi anni e poi è sparita per appunto questi motivi di rimozione di ghiaia e cambio di alveo, eccetera. Ora con un progetto in particolare con tutta l'associazione, in particolare con la LIPU e con l'aiuto tecnico e anche fattivo di Franco Bergese, abbiamo messo delle zattere che già erano presenti a Sant'Albano, le abbiamo messe anche a San Sebastiano, abbiamo messo nel Saluzzese, da Giovanni Piumatti, nella cava, nel torinese, e si sta un po' espandendo e queste specie che nidificavano sul Greto del fiume ora si nidificano su queste zattere. Altra curiosità che vi voglio dire, ad esempio sul merlo quaiolo che vive poi nei terreni montani, in acqua pulita, abbiamo visto una nidificazione a San Sebastiano, vicino a Fossano, sotto un ponte che attraversa
attraverso lo Stura, fatto per il passaggio dei camion di ghiaia dalla cava, e hanno edificato lì. Questo sta a significare, non tanto l'edificazione in sé, perché non è una specie estremamente a rischio, ma che l'acqua è pulita, quindi perché il merlo acquaiolo, che ha una peculiarità, che ha le ossa, come tutti gli uccelli hanno le ossa cave, il merlo acquaiolo ha l'osso pieno, quindi praticamente pesante, per cui lui si nutre sul fondo dei torrenti, quindi catturando insetti che dove c'è inquinamento non ci sono. E questa è una peculiarità che volevo raccontare. A San Sebastiano, proprio vicino all'Osi, di fronte anzi all'Osi, ha nidificato da alcuni anni la pavoncella, un'area usata come cava, adesso ristabilita a prato, e pavoncella che è anche un uccello in Spec 2, quindi con interesse conservatistico mondiale è sfavorevole, anzi europeo sfavorevole, che nidificava tempo addietro anche a Racconigi con un certo numero di coppie, ora ha ripreso a nidificare e questo ci fa ben sperare per il futuro. Riprendo solo il discorso e termino, il discorso che faceva Bruno sull'importanza delle siepi e degli alberi per la nidificazione degli uccelli, delle siepe per alcune specie di nidificazione, come la verla piccola che nidificava proprio in queste aree, io mi ricordo ancora bene quando ero, quindi 50 anni fa, ora è sparita, proprio perché sono state completamente distrutte tutte le siepi che disturbano il lavoro dei campi. Io farei una preghiera per in particolare per gli agricoltori che hanno una certa sensibilità, che non è solo importante tutelare le siepi, sia anche alberate per gli uccelli, ma è perché non posso star qua a dilungarmi, l'importanza anche della tutela del suolo e delle coltivazioni stesse, e anche la difesa di quelle specie cacciabili, quindi per i cacciatori, che possono in questo modo difendersi. Vi ringrazio dell'attenzione, se c'è qualche domanda me la fate e cerco di rispondere. Grazie. Grazie, grazie Albino. Io ho una curiosità, ma a parte la bellezza di queste immagini, mi devi proprio portare a fare un giro, perché io ci sono sempre solo passato. Conosco anche la metà dei nomi degli uccelli che avete detto. Senti un po', io da neofita, perché in realtà sono un chimico, come tu sai, ci dai un consiglio? Che cosa non deve assolutamente fare un cittadino quando incontra degli uccelli, quando li vede? Ecco, a parte come quello che facevamo noi da piccoli, che era un disastro, che andavamo a prendere i nidi per avere i cardellini nelle gabbie, quindi io queste cose le rinnego e mi vergogno. Oltre a questo, che cosa non dobbiamo fare? Ad esempio, possiamo dare del cibo agli uccelli anche in città? Qualche consiglio, scusami, proprio qualcosa di pratico. Ah, ovviamente dovremmo continuare a chiedere che la caccia sia, no, non sospesa, ma bandita, perché non capisco con che diritto uno spari degli uccelli che sono anche miei, che servono moltissimo nell'ecosistema. Ma questa, sapete quante volte abbiamo raccolto firme, quante volte abbiamo fatto manifestazioni. Non c'è niente da fare, si spara qualsiasi cosa praticamente sempre. Scusate, sì, la cattiveria. Almeno quindi un piccolo, diciamo, parlo della caccia, perché, però sì. Ci sono cacciatori e cacciatori, io sono contrario, sì, alla caccia, ero un pescatore, non vado più a pesca per principio, perché non voglio ammazzare nessun animale, quindi tanto meno i pesci. No, io credo che quello che posso dire è questo: gli animali vanno rispettati. A volte, anche quando vediamo degli animali che sembrano soli, no, bisogna fare molta attenzione, perché i genitori stanno guardando, stanno, per cui è sempre meglio rispettarli. Quando li vediamo a terra, quindi ci sono i gatti che girano in pericolo, se si può, si deve alzare e sistemarli in un posto così non ad altezza di gatto. Per quanto riguarda l'alimentazione in natura, ormai è abitudine un po' da parte di tutti, d'inverno, che è devo dire d'inverno, perché alcuni continuano anche d'estate, in primavera, in autunno, a alimentare gli animali, gli uccelli, e questo non fa bene, perché soprattutto in primavera gli uccelli devono alimentarsi con
alcuni tipi di alimenti, soprattutto proteico, e quindi non solo granivoro, a seconda delle specie, però hanno bisogno e possono e hanno la capacità di alimentarsi in natura. In inverno, soprattutto in inverni rigidi, si possono usare mangiatoie, palline di grasso, eccetera, eccetera, cose voi conoscete. Anche lì bisogna fare molta attenzione, perché in alcuni casi possiamo essere di danno. Ad esempio, mangiatoie non pulite almeno settimanalmente, si accumulano dei funghi che possono essere dannosi, quindi per gli uccelli stessi. Il tipo di alimento anche, ad esempio, le briciole di pane non sono il massimo, bisogna alimentare grani, van benissimo, ad esempio, i semi di girasole, il burro, ad esempio, il burro anche, insomma, penso ai burri naturali, logicamente, ma bisogna, su questo su internet si trovano le indicazioni, quindi si può benissimo accedere a queste informazioni da lì. Grazie mille, Albino, grazie mille. Comunque ti accompagno volentieri. C'è una domanda, la vedi anche tu, Albino? Sì. Ecco, questa è una domanda interessante, anche perché io a volte mi deprimo a sentire una serie di istruzioni, eccetera, eccetera. Allora, questa qua è una buona notizia, perché l'aurone guardaboi fa parte della famiglia delle Ardeidi, no? Con l'aurone cenerino, l'aurone bianco maggiore, la garzetta, eccetera, che è estremamente in stato favorevole, cioè in forte aumento, in forte incremento, quindi un po' in controtendenza rispetto ad altre specie. E tutti gli Ardeidi, quindi io mi ricordo che il primo aurone cenerino che ho visto, avevo avuto 7-8 anni, sullo Sturo, ho visto questo uccello grande che è partito e mi hanno detto: questo qui è il Biru Sarvai, cioè il Biru in piemontese vuol dire tacchino, no? E questo era il nome conosciuto nel volgo piemontese. Da allora veramente l'aurone cenerino si vede ormai da tutte le parti, ultimamente anche l'aurone bianco maggiore, sì, soprattutto nel tempo di svernamento si vede nei prati, sulla Bovesana, insomma, si vedono un po' da tutte le parti. E l'aurone guardaboi è veramente un uccello in grande espansione. Ad esempio, sul San Sebastiano, come anche alla Madonnina, ci sono anche gli uccelli vanno a ricoverarsi di notte in zone che ultimamente per loro sono più tutelate, ma abbiamo notato anche migliaia di aurone guardaboi, cioè mille aurone guardaboi che venivano a dormire la notte in oasi, quindi così come le garzette, no? C'era la famosa serata stelle e garzette all'ora della Madonnina, in cui c'erano si vedevano proprio questi animali che arrivavano da tutte le parti a venire a dormire soprattutto sui salici sull'oasi della Madonnina, insomma. Veramente spettacoli grandissimi. Cosa fa la natura? Grazie mille ancora, Albino. Passerei la parola, se siete d'accordo, a Dario Olivero, che è un grande naturalista, che conosce qualsiasi cosa si muova o viva nei fiumi e in giro, è un nostro grande amico. Posso dire una cosa, Dario? Il nostro parco deve moltissimo a questo naturalista, che è appassionato del parco fluviale, passa tantissime ore come volontario ad occuparsi delle belle bellezze che abbiamo e che con questi incontri penso che tutti impareranno a conoscere. Quindi ti passo subito la parola, perché hai tante cose da dirci. Buona relazione. Ciao Dario. Grazie. In realtà poi è facile essere appassionati di cose belle, quindi c'è poco mistero in questo. Allora, io parto immediatamente con la presentazione. Ovviamente, se parliamo della biodiversità del parco, non possiamo fare un qualche cosa di veramente esaustivo. Dobbiamo per forza limitare il tutto, ma c'è spazio poi per le domande dopo. Tutto quello che vediamo adesso sarà un invito proprio a andare nel parco e scoprire quello che c'è. Perché dobbiamo pensare che questi ambienti, in fin dei conti, vengono rinnovati continuamente, cambiano e di anno in anno veramente presentano delle sorprese che lasciano perfino interdetti, perfino noi che siamo lì quasi tutti i giorni. Qui abbiamo fatto i piani naturalistici del parco, quello che vedete è liberamente scaricabile dal sito del comune. Quello che vedete qua è la riserva Stura, che praticamente è quella
che si trova sotto dalla strada che scende da sotto l'Ipercop. Vedete che tutti gli ambienti che ci sono qua, diversi, sono segnati con colori diversi, vedete quanti ce ne sono, e parlando di biodiversità, la biodiversità aumenta dove ci sono il contatto tra habitat diversi, le zone ecotonali, e queste zone ecotonali praticamente raccolgono gli animali e le piante che vivono nei due ambienti differenti qui dove vengono a contatto. Ci sono ambienti del genere in tutto il parco, questo è il bosco di Sant'Anselmo. A Sant'Anselmo io consiglierei veramente di andare a visitare, per esempio, la zona dei prati aridi, quella che c'è qua, che è bellissima e non viene quasi mai vista da nessuno. Poi c'è naturalmente tutto il bosco, c'è la zona delle risorgive, la zona dei laghetti, la zona del greto. Vedete quanti ambienti diversi, poi in un ambiente, un territorio totale che alla fine è abbastanza piccolino. E questa è la Madonnina. La Madonnina, che, di cui abbiamo parlato diffusamente prima, anche qua ambienti diversi, per esempio ci sono i canneti, acqua profonda, acqua bassa, zone con alberi, per carità, ma anche i prati circostanti. Cioè, quando andate in questi posti, cercate di guardare ovunque, anche nella zona circostante, che anche al di fuori della Madonnina, perché le sorprese sono veramente all'ordine del giorno. E tutto questo si trova, qui l'abbiamo inquadrato un po' più ampiamente, ecco, vedete che sta nascendo il fiume Stura, per inquadrare il territorio su una, diciamo così, una finestra più ampia. Quindi abbiamo messo anche il mare da una parte, tutto l'arco delle montagne, questo è il gesso che si sta costruendo, lo vedete qui, per dire che questo corridoio ecologico dei fiumi ha un'importanza, a parte transfrontaliera, perché gli uccelli migratori passano di qui per andare in Africa, ma ha un'importanza proprio su tutto il territorio circostante in un modo che è davvero difficile da riuscire a immaginare. Quello che vedete in questa foto, invece, è proprio l'asta di Stura. Allora, la vediamo che percorre tutto il territorio, fino laggiù in fondo vedete le colline delle Lande del Rovero, qui ci sono i fiumi, i ponti di Fossano, la Madonnina si trova qua, e questi puntini bianchi che vedete qui sono le piattaforme di cui è stato parlato prima. Si è parlato molto dei laghi di San Sebastiano, ci avete fatto caso, perché c'è molto lavoro da fare, molta speranza di poter costruire, per così dire, una Madonnina 2, ma alla fine si avrà un territorio unico, molto ampio. I laghi sono questi qui. Vedete che praticamente sono grandi, quasi come la Madonnina, e sono interessantissimi. Una volta che saranno attrezzati, diventerà veramente un ambiente eccezionale nel nostro territorio. Tutta l'asta di Stura la vedete passare attraversando tutto il territorio e raccoglie tantissimi uccelli che passano da queste parti, che appena vedono un pochettino di acqua ferma loro scendono e si riposano, oppure come in questo caso nidificano. Qui abbiamo per esempio le sterne di cui vi si parlava prima e naturalmente il Cavaliere d'Italia che vedete qua. E può capitare qualcosa di eccezionale come in questo caso qua, cioè di vedere per esempio 8 cicogne nere assolutamente tranquille davanti a un capanno. E il bello è che noi eravamo andati lì quel giorno non a cercare gli uccelli, ma per cercare le libellule. Quindi vedete che quando si costruisce un ambiente come questo, ciò che si ottiene è tutto un ecosistema che viene costruito, che ospiterà poi tutti gli ospiti possibili e immaginabili, per esempio insetti, per esempio uccelli, per esempio mammiferi, adesso li vedremo poi con un pochettino più di dettaglio. E questo è Tettilupo. Perché Tettilupo? Perché Tettilupo si trova esattamente sullo stesso asse, sempre vicino al fiume. In questo caso qui siamo nella parte della confluenza tra Gesso e Stura, e vedete che Tettilupo è stato costruito con due laghi, e questi due laghi sono differenti. Questo piccolino che vedete qua è più profondo, questo più grande che vedete qui è più basso e più ampio, e le sponde dovete immaginarle non come in questa foto che è stata fatta all'inizio dei lavori, ma si sono già rinaturalizzate abbastanza, quindi abbiamo anche i dintorni che sono interessanti. All'interno del lago abbiamo questa piantina. Questa è Elodea nuttalli, è una peste d'acqua, una delle due specie di peste d'acqua. Proviene anche questa dal Canada e ha delle foglioline che sono leggermente più arricciate, insomma si distingue dall'Elodea canadense per questo motivo. Perché l'abbiamo messa qui? L'abbiamo messa qua perché è diventata così invasiva nel lago di Tettilupo che praticamente ha riempito quasi tutto il lago grande. Questa cosa non è necessariamente uno svantaggio, perché questa piantina
ha la caratteristica di assorbire il nutrimento direttamente dall'acqua, senza neanche bisogno del terreno. Quindi prospera molto bene e ossigena molto l'acqua. E da sola sta mantenendo, praticamente da sola, sta mantenendo tutto l'ecosistema del lago grande di Tetilupo. Qui dentro il problema quale può essere? Il problema può essere che se questa piantina dovesse collassare per qualche motivo, ovviamente tutto l'ecosistema crollerebbe. È sempre meglio avere molta varietà. La biodiversità si basa proprio su questo. Ed ecco qua, questo è un elenco degli uccelli contati fino adesso a Tetilupo. Sono 150 specie, più alcune aufughe, che quelle non le contiamo nemmeno. Alla Madonnina sono state contate finora 214 specie, mi sembra. Con le 150 di Tetilupo si è visto che molti di questi uccelli praticamente si spostano da un sito all'altro, proprio lungo il corridoio ecologico, e si vede proprio giorno per giorno, si vedeva, come in questo caso con il marangone minore, si vedeva proprio passare questi uccelli da un sito all'altro, dormire, passare a alimentarsi da uno all'altro, con una connessione rapidissima praticamente, che abbiamo potuto seguire in tutta comodità nei due capanni, sia a Tetilupo sia alla Madonnina. Questo l'ho messo sempre come esempio, ma poi non ci approfondiamo troppo sugli uccelli perché ne abbiamo già parlato. Svasso Maggiore, anche qui ha tentato di nidificare a Tetilupo ed è stato il primo tentativo di nidificazione dello Svasso Maggiore proprio nel comune di Cuni, che se non mi sbaglio era anche uno dei nidi più alti in quota che si erano registrati per questa specie. Ma come vi dicevo prima, la cosa interessante è proprio guardare tutto ciò che c'è, non soltanto la visita, per così dire, istituzionale, che andiamo lì per vedere gli uccelli, dare un'occhiata a tutto ciò che si può trovare. In questo caso Podarcis muralis, cioè la classica lucertola che vediamo dappertutto, ma se ci fate caso la colorazione è un pochettino diversa. Non è la solita lucertolina marrone che si vede da tutte le parti dei dintorni di Cuneo, in questo caso qua ha un morfismo che è più simile a quello che si può trovare per esempio nell'area di Roma. Rientra tutto nella variabilità della specie, però ci sono queste piccole chicche che si possono trovare perfino in questi posti. Questo l'avrete riconosciuto Andrea Perucca dell'incubatorio di Cussagno quando è venuto con l'elettrostorditore per fare un'analisi della fauna ittica dei laghi di Tetilupo. Abbiamo trovato la trota marmorata, che è un pesce di pregio, sicuramente questa è una trota marmorata pura, ma abbiamo trovato anche le trote marmorate ibride, che sono ibridate con, in questo caso, la trota fario, vedete questi puntini rossi. È un grosso problema per questa specie, perché naturalmente si va a perdere la purezza genetica di questi animali. Purtroppo negli anni passati, a fini pesca sportiva, sono state introdotte tantissime trote fario, anche eridee, che poi alla fine si vanno ad incrociare con le nostre trote locali, come la trota marmorata. Ma abbiamo altri pesci, io vado molto veloce, vedete. Altri pesci come questo qua, per esempio la lampreda, in questo caso l'abbiamo trovata, questa qui era di Santa Croce di Cervasca, ma l'abbiamo vista anche a Rocca Sparvera, c'è anche in altri posti del parco. È un pesce di pregio, vive solo in acque pulite. In questo caso qua l'avevamo trovata, questa che vedete viva, l'abbiamo trovata in una pozzanghera ghiacciata. Lei era rimasta in questa pozzanghera residua perché l'acqua era calata talmente che non aveva più, il fiume non aveva più il corso regolare. In quest'altro caso invece lo scazzone di fiume, il Cotus globio, questo è abbastanza diffuso, lo si trova un pochino dappertutto, anche a Rocca Sparvera, ma anche più basso in quota, ed è anche questo un pesce che vive solamente nelle acque pulite e incontaminate. Io procedo molto rapidamente anche per arrivare a questo punto, cioè il persico sole. Il persico sole è un pesce che è stato introdotto a fini di pesca sportiva perché è molto vorace, quindi abbocca facilmente all'amo. Il problema è che poi si è riprodotto tantissimo. E sente un po' tutto quello che riesce a trovare in acqua. Questo qui è un pesce che ha prosperato tantissimo nel lago di Sant'Anna, dalla parte di Fossano, e lo si trova anche alla Madonnina oramai. E purtroppo è praticamente impossibile da eradicare, proprio per il fatto che si nasconde bene e si riproduce tantissimo. E quindi per questi due motivi purtroppo dovremo tenercelo. Cerchiamo comunque di limitarlo il più possibile.
Andiamo a vedere altri ambienti. Come vedete, faccio una carrellata rapidissima, ma poi tanto ci sarà tempo per le domande. In questo caso qua siamo nel percorso battitodale, che è questo qui. Non so se riuscite a seguirlo. È disegnato come un'ala con un'ala di farfalla, immaginate una farfalla ad ali chiuse, appoggiata sulla pista ciclabile. Qui dentro possiamo vedere un'area attrezzata apposta per le farfalle, in cui si trovano aiuole di fiori che possono interessare sia le farfalle adulte che andranno a studiarci il nettare, sia i bruchi che andranno a mangiarci le foglie. E questa che vedete qua è la Maculinia arium, Maculinia fengaris arium. Si tratta di una farfalla rarissima, ma veramente rarissima, che si è trovata nel parco in una popolazione che aveva mille problemi. Non abbiamo potuto seguire questa popolazione negli ultimi tempi, anche a causa del Covid, ma quello che vedete qui sono gli studi fatti in precedenza. In questo caso particolare era cattura, marcatura, ricattura, che veniva fatto all'Università di Torino. Praticamente con questi retini si catturava la farfalla, si segnava sull'ala un numero progressivo, poi si tentava di ricatturare la farfalla in seguito, e in questo modo si riusciva a fare, con qualche semplice calcolo, una stima di popolazione. Cos'è successo? Praticamente questa farfalla ha un ciclo vitale terribilmente complesso e difficilissimo da mantenere, perché ogni sua fase vitale è soggetta a rischi per l'individuo. Quindi la farfalla adulta depone sull'origano selvatico. L'origano selvatico però deve avere i fiori che sono soltanto in boccio, se sono aperti già non va più bene. Il bruco mangia il bocciolo del fiore, dopodiché non mangia le foglie, ma a differenza delle altre farfalle si cala con un filo di seta fino a terra e si fa catturare da una formica, che nel caso nostro qui a Sant'Anselmo era la Myrmica scabrinodis. La formica cattura la larva, la porta nel sottosuolo e la alleva, perché questa larva fa un odore particolare, perfino dei suoni particolari, per cui le formiche lo scambiano per un loro simile. Cresce qui sotto fino a che l'anno successivo fuoriesce in forma di adulto, ma ha soltanto pochi giorni per deporre, e naturalmente deve già trovare la pianta con i boccioli non ancora aperti e un suo compare, quindi un partner, per poter deporre le uova. Tutte le fasi del ciclo vitale sono realmente vitali in questo caso, perché in ogni fase, come vedete, ci sono tantissimi elementi che entrano in gioco, e qui a Sant'Anselmo uno dei problemi che abbiamo avuto, completamente inaspettati, è che la formica, la Myrmica scabrinodis, è stata sostituita dalla Myrmica sabuleti, che in questo caso per questa popolazione non era adatta a sostenere la popolazione. Quindi vedete che è proprio un caso particolare, e di questa farfalla non abbiamo più notizie dall'anno scorso. Speriamo quest'anno di riuscire ancora a ritrovare qualche individuo. Io vado sempre avanti. In questo caso la crocetta, qui abbiamo un piccolo laghetto che verrà ripristinato breve e poi ne verrà fatto un altro da queste parti. Qual è l'importanza di questi laghetti? I laghetti sono ricchissimi di biodiversità, per questo ne parliamo qui. E se vengono fatti in un posto decisamente inusuale per questo habitat, perché intorno non ce ne sono altri, gli animali che vivono nei dintorni ovviamente tenderanno a concentrarsi proprio in questo ambiente che abbiamo preparato apposta per loro. Qui alla crocetta è uno dei posti in cui è facile vedere, per esempio, dei coleotteri. Coleotteri come questo, che è un Morimus asper, è un coleottero molto particolare, un coleottero che è incapace di volare perché ha le elitre, cioè le ali dure che si trovano qui dietro, che sono saldate, per cui è costretto sempre a camminare. Lo si trova spesso vicino all'acqua, protettissimo, eccetera. E poi ci sono naturalmente gli anfibi, in questo caso il rospo comune e il rospo smeraldino, che dovreste riuscire a vedere proprio in questi giorni, che dovrebbe cominciare a cantare tra poco. Poi con il caldo che fa in questi giorni, soprattutto i rospi smeraldini entrano in attività molto facilmente. Come vedete, queste due specie sono in grado di vivere negli stessi ambienti, ma non è una cosa comune. Cioè nel senso che il rospo comune cerca acqua stabile, il rospo smeraldino cerca acqua temporanea, e quindi in teoria dovrebbero stare a distanza, o almeno in laghetti separati. In realtà queste due specie riescono a convivere contemporaneamente nel laghetto della Crocetta, per esempio, proprio perché quel laghetto lì è unico e quindi
un po' uno, un po' l'altro si devono adattare a questo ambiente, ma si concentrano tutti lì. Il laghetto della crocetta ha dato anche grande soddisfazione in altri sensi. Questo è un tritone crestato, i tritoni hanno enormi difficoltà a vivere, diciamo così, nei dintorni della città di Cuneo. Probabilmente la loro carenza è dovuta più che altro al fatto che non sono stati fatti studi approfonditi su queste specie. Però si tratta veramente di una specie che ha immense difficoltà a insediarsi da queste parti. Se veniste a trovare qualche tritone di questo genere, vi chiediamo proprio di segnalarlo al parco. Questo che vedete è stato raccolto, messo in una teca di plastica e poi gli fotografiamo il ventre, perché il pattern ventrale che vedete qua è unico per tutti gli individui. E quindi abbiamo potuto costruire una mappa che raccoglie queste caratteristiche individuali per tutti gli individui che abbiamo trovato finora. E sono tutti qui. Come vedete non sono tantissimi e oltretutto sono stati trovati nel corso di diversi anni. Se volete provare a giocare, mettete poi il video in pausa se lo vedete in differita e provate a capire qual è questo individuo rispetto a questo campione di macchie ventrali. Poi lo spoileriamo, naturalmente questo qua, e vedete tutte le macchiette le potete ritrovare qui. È un sistema semplice e non invasivo che funziona. Le macchie possono ingrandirsi leggermente nel corso del tempo, magari fondersi insieme, però sostanzialmente rimangono riconoscibili. Faccio notare solo il codice qui sotto, maschio 2020F, significa che nel 2020 sono stati trovati A, B, C, D, E, F, cioè 6 maschi e poi tutte le altre femmine. In pratica nel 2020 abbiamo avuto il maggior numero di tritoni che non erano mai stati osservati prima nel parco fluviale. La cosa naturalmente fa ben sperare. E poi c'è l'altra specie, cioè il tritone punteggiato con questa forma scatolata del suo corpo, lo vedete qua, molto spigoloso. Vedete questo puntino qui, è quello che abbiamo fatto mettere noi. Questa specie vive nei dintorni di Cuneo, però soltanto in un sito, se non riuscite a trovarlo, c'è un'indicazione sempre di Bruno Caola a Sant'Anselmo e naturalmente alla Madonnina, anche lì lo si è trovato. Qui mancano ancora queste segnalazioni, però vedete, tutta l'area di Cuneo e l'unico puntino è quello che siamo riusciti a trovare noi. Cioè questa specie ha enormi difficoltà a vivere proprio in questa zona. Cambiando discorso, passiamo alle libellule, che come esempio trovo che siano abbastanza esplicative. 41 specie nel parco fluviale, alcune di queste sono davvero rare. Per esempio, Cenagro mercuriale, che fino a poco tempo fa viveva più a sud, adesso con il riscaldamento globale sta venendo qui da noi, l'abbiamo trovata riproduttiva. In questo caso era al lago di Sant'Anna. Le Stesdrias, vedete come sono belline queste libellule, così sono piccoline, coloratissime. Questa Lestes Drias è una libellula che era stata segnalata in provincia di Cuneo soltanto 3 volte, anche questa l'abbiamo trovata lì alla Crocetta. Adesso in espansione si vede regolarmente tutti gli anni. Oppure questa, Cenatrum scitulum, questa l'ho messa perché ha una specie particolare, una storia particolare. Praticamente, questo che vedete qui, Alessandro Minicò, questo studioso proprio di Odonati, era venuto a Cuneo, a Sant'Anselmo, da Milano, pensate, per cercare un'altra specie rara che era la Cenagrium cerulensis. Non ha trovato la cerulensis, ma ha trovato la scitulum, che è un'altra specie rara che noi non sapevamo di avere. Vedete quello che dicevo prima, saltano fuori piccoli gioielli, piccole scoperte, continuamente, e se andate in giro fateci davvero caso a tutte queste piccole cose, perché sono sempre una sorpresa. Poi abbiamo altri ambienti, qui è biodiversità del passato, il discorso si amplia un pochino, foresta fossile di Fossano. Questa è stata scoperta da Pierluigi Beraudo nel 2015. Vediamo di mostrare qui, qui e qui, vedete 3 ceppaie di questi alberi che crescevano in una fitta foresta circa 4 milioni di anni fa. Qui stanno facendo i rilievi centimetrici con l'Università di Torino. Il legno che emerge dal fiume si degrada poi subito perché è ancora in buona percentuale organico.
E queste sono le foglioline di queste piante che erano simili a delle sequoie, ma anche simili a delle mangroie, nel senso che, eccolo qua, crescevano in questo ambiente salmastro di quando il mare si stava ritirando, arrivava giù dai fiumi i sedimenti continentali. Questa era la cepaia, poi intorno con un po' di occhio si può seguire l'andamento delle radici che si allargano da 4 metri. Questo è un ambiente molto bello, molto fragile, e come vi dicevo prima, lo ripeterò sempre, sorprese a non finire in ogni ambiente del parco. Questa è una delle ultime sorprese che abbiamo scoperto, praticamente è una piccola orchidea, la Spirante Spiralis, bellissima, che cresce in autunno, e questa è stata trovata anche nei dintorni di Cuneo, insieme poi ad altre specie che invece crescono in estate. Ed è una cosa che pochi sanno, ma ci sono orchidee selvatiche nel parco fluviale. E poi c'è questa è la Tifa Minima, che è una piantina alta non più di un metro, vive in Mallestura, e è rimasta lì isolata probabilmente dall'ultima glaciazione o almeno da parecchio tempo, diciamo così. L'ultima glaciazione è stata sugli 11-12 mila anni fa, a quell'epoca viveva giù in pianura, poi quando i ghiacci si sono ritirati anche lei è risalita lungo le vallate. È arrivata a insediarsi in Valle di Susa e Valle Stura, con due popolazioni completamente separate. Non sappiamo da quanto tempo è lì separata, però abbiamo trovato al liceo classico, in un erbario, abbiamo trovato questi esemplari che erano stati raccolti, pensate, alla confluenza Gesso-Stura. E lì c'è un manoscritto che descrive dove sono state trovate, proprio al confluente, cioè tra Gesso e Stura. Stiamo cercando quindi di coltivare questa piantina per salvarla, per salvare questa popolazione, perché lì in Valle Stura è ridotta veramente i minimi termini. Siamo sulle 20 di esemplari che crescono ogni anno, con enormi difficoltà. Se riusciremo a rimpolpare questa vegetazione, questa popolazione, potremo poi tentare di fare delle analisi genetiche, perché l'importanza di questa piantina è proprio nel fatto che praticamente nel suo DNA potrebbe essere scritta la storia del nostro territorio negli ultimi 11-12 mila anni, soprattutto se faremo un confronto con la stessa genetica però delle piantine raccolte in Val di Susa. Per questo siamo allo studio con Bruno Gallino, eccetera, nel parco delle Alpi Marittime. E questo è l'ultimo invito che voglio fare, cioè il laghetto l'abbiamo chiamato Stagni d'Intorni, sempre per quel motivo, perché speriamo che chi vada lì si guarda anche intorno e cerchi di scoprire che cosa arriverà. È un laghetto che è stato costruito, praticamente si trova qui, per inquadrare un po' la zona. Allora, questa è la città di Cuneo, qui in fondo c'è il Duomo, qua c'è il faro della stazione, questo Corso Vittorio, qui la discesa di Tetto Cavallo, di qua c'è l'ingresso al parco, venite su questa zona e lo trovate lì, all'altezza della pista di mountain bike. Perché parlo di questo? Perché è stato fatto l'anno scorso, quindi questa è letteralmente la sua prima primavera. Nessuno ha mai visto che cosa ci vive dentro, perché tutto ciò che lo abiterà arriverà quest'anno. Quindi quello che vi dicevo prima, è un ambiente nuovo, tutto da scoprire, e si comincia proprio quest'anno. Se andate lì e esplorate questa zona, lo stagno e i suoi dintorni, la nostra richiesta è proprio quella di segnalarci che cosa troverete interessante, perché la storia delle colonizzazioni di questi piccoli ambienti è sempre qualcosa di affascinante. Io con questo passerei la parola di nuovo a Alessio, e se ci sono domande rimango qua. Grazie Dario, mamma mia che bellezza, quante cose, quante parole difficili per un esperto. Posso fare un'annotazione? Allora, il tuo tritone si riconosce dalle macchiette. Io l'anno scorso, come privilegiato che andavo in pensione, più di un anno fa, quasi 14 mesi fa, andavo a vedere le balene in Patagonia. E quelle che hanno la coda bianca vengono fotografate anche dagli equipaggi, perché ciascuna macchia che c'è sulla coda bianca della balena è di quel solo individuo lì. Quindi anche tra mammiferi e rettili c'è questa specie di carta d'identità, l'impronta digitale. Mi dispiace che non ci siano
più tanti tritoni, mentre salamandre ci sono, che noi nei boschi in montagna ne vediamo tantissime, quando piove qualcosa c'è. Io, perché mi ha ricordato il colore della salamandra e la pancia del tritone, io l'avrei confuso con una salamandra, pensati. Ma il motivo è proprio quello, cioè il rosso e il nero associati insieme, il giallo e il nero, sono quei colori apocromatici, cioè quei colori che in natura segnalano un allarme. È una cosa che sentiamo anche noi, perché se ci pensate, per esempio, è stato usato, pensate ai cartelli militari, che normalmente sono gialli con la scritta nera, eccetera, non è fatto a caso, sono colori ben visibili che dovrebbero indurre subito un allarme. Riconoscibili, per cui se un animale lo prende in bocca, sente bruciare per quel debole veleno che hanno, lo sputa subito e non ne mangerà mai più un altro in tutta la sua vita. E la salamandra c'è nel parco, è anche abbastanza comune, soprattutto nella zona più fresca, quindi la zona di Stura, per esempio. E, però l'abbiamo trovata anche a Sant'Anselmo, ma anche più bassa in quota, che è proprio il limite altitudinale di questo animale, che di solito vive in montagna, insomma. Però lo si trova anche fino a Castelletto Stura, insomma, queste zone qua, molto più raro laggiù. Andando verso Monte invece è più comune. E proprio in questo periodo dovrebbero poi vedersi le larve in acqua, quindi queste piccole salamandrine, per riconoscerle il trucco è guardare la macchietta gialla alla base delle zampe, perché il giallo è proprio il segnale di pericolo, quindi vanno a mettere la macchietta nei punti più delicati, quindi alla base delle zampe, in modo che non vengano beccati in quel punto, che sono punti sarebbe pericoloso per loro. Approfitto di te, Dario, perché sei veramente un'enciclopedia, senza offesa. Quindi vuol dire che anche gli altri animali una percezione dei colori ce l'hanno, perché mi sono considerato un animale, quindi chiedo scusa agli animali. C'è una percezione dei colori, perché poi ovviamente non tutti e non in ugual modo, però ce l'hanno e questo sistema funziona. Poi gli anfibi sono tra gli animali più antichi, quindi pensate chissà da quanto tempo che questo sistema è stato messo a punto dall'evoluzione. Grazie mille, Dario, veramente interessante. Non vedo l'ora che ci si smetta di usare le mascherine e di andare con la macchina fotografica a fare qualche foto, perché il telefonino funziona bene, ma la macchina fotografica ha anche lo zoom, quindi andrò a vedere quel laghetto e nella mia totale ignoranza fotograferò delle cose comunissime, ma non è vero, anzi magari è proprio il classico inesperto che trova quella specie che tu dici, ma come, anche quella c'è, ma siamo così contenti che più ce n'è, meglio è. Santo cielo, quando lo capiranno gli altri che questa biodiversità ci salverà, al contrario di tante altre stupidaggini che ha inventato l'America. Bene, ci siamo tutti. Se volete possiamo concludere così, se qualcuno dei relatori vuole aggiungere qualcosa sarei proprio contento. È stato un grande arricchimento per me. Sentendo Dario conferma quello che io credo, ho sempre pensato, come pensiamo tutti noi, che più conosci più ami, e quindi l'amore per la natura veramente è qualcosa di impressionante. È come per il mio cagnolino, che cioè, più lo conosco e più lo apprezzo, insomma, rispetto di tanti uomini che faccio fatica, a cui faccio fatica. Bravo, bravo. E anche più conosci l'uomo, più lo temi. Scusate, perché ogni tanto bisogna ricordarsi che il pianeta farebbe volentieri a meno di noi, in certi aspetti. Ci sono anche molte brave persone che si danno da fare, che hanno il volontariato, eccetera. Noi sperimentiamo proprio la cosa, insomma. Poi lasciamo concludere a Domenico, se volete. No, cioè, quanto ha detto Alessandro è il modo scelto per natura 56 anni fa, conoscere la natura per amarla e quindi proteggerla, e direi che è il punto fondamentale. No, un'osservazione di quanto Bruno hai detto, parlando dei cardellini che si cacciavano, venivano chiusi in gabbie, eccetera, però l'azione dell'uomo allora era molto meno devastante dell'azione dell'uomo attuale. Il problema più grosso che oggi noi abbiamo è l'indifferenza, perché tu da bambino andavi a cercare i cardellini, magari per metterli in gabbia, e con i cardellini conoscevi tante altre cose.
Oggi i nostri giovani, i bambini, ma anche gli adulti, non sanno neppure più che esiste un mondo naturale attorno, che distruggono, che chi mentre cammina guarda dove mette il piede, che ci sia un fiore, che ci sia un insetto quantale. In questi giorni abbiamo problemi di difesa di piante, perché la pianta è ormai diventata un pericolo, che ci sia il vento, che ci sia la neve, quindi vanno abbattute, decimate, distrutte. E anche questo, cioè l'assurdità, in un parco il buon senso ci direbbe che se tira vento non ci vai, se nevica non ci vai. Le stesse amministrazioni comunali dovrebbero dire qui non entrate quando le condizioni non sono tali da garantire la vostra sicurezza. No, si abbattono le piante. Anni fa c'era stato un problema a Sant'Anna di Roccabruna su un bosco che si voleva abbattere perché sotto c'era un parcheggio e se quindi qualche ramo veniva giù distruggeva l'auto. Alla nostra proposta, ma mettete un cartello che in caso di nevicata non potete parcheggiare, qual è stata la risposta? Dovremmo mettere un cartello per evitare di parcheggiare per due piante, eliminate le piante. Ecco, questa è purtroppo la realtà con cui facciamo i conti, che non succedeva 30, 40, 50 anni fa. Magari si catturava il cardellino, ma si rispettava di tutto. Assolutamente, assolutamente. Grazie a tutti. Se posso Prego. Concludere. Sono proprio contento di aver imparato delle cose che alla mia veneranda età ci sono tante da imparare. Ringrazio anche chi ha fatto il coordinamento di tutto, che è Alessio, che non compare, quindi ricordo che ci sono dei ragazzi giovani, meno di 30 anni, hanno ancora tempo di lavorare col progetto Vispo, basta scrivere Vispo e si possono fare delle belle iniziative, Covid permettendo, perché ne avevamo programmate, ciao Alessio, grazie che sei arrivato, anche in questo mese di marzo, anche in questo mese di aprile, le uniche cose che facciamo possono essere queste videoconferenze. Devo dire che non vedo l'ora di andare a fare due passi con Albino all'Oasi della Madonnina o con Dario semplicemente nel parco, perché deve essere una specie di visita con occhi speciali. Concludo dicendo una cosa: quando l'uomo capirà che gli alberi sono degli esseri viventi, avrà fatto un passo avanti nella sua conoscenza e nella sua cultura enorme. Io comincio a essere stufo del considerare quelle cose degli oggetti o dei pericoli, sai Domenico? Perché va bene per i mammiferi che hanno sangue caldo, va bene che io momenti mi schianto in bici per evitare di tagliare in due una lucertola, ma che già c'ha sangue, ma poverina, era lei su quel sentiero, non c'ero io. Va bene che sgrido chi uccide le vipere, però le piante, ma avvicinatevi ad alcune piante, porca miseria, sono loro che ci permettono di vivere. Io lo so che voi cinque lo sapete, ma se qualcuno lo ascolta ci pensi bene, perché se decidessero di fare lo sciopero dell'ossigeno, alla faccia del riscaldamento globale, o se ne mettessero di più, così per farci arrabbiare, bruceremo per anni. Quindi sulle piante potremmo fare addirittura un webinar, perché sembra che non abbiano nessuna considerazione, noi non potremmo esistere senza di loro né viva. Grazie ancora a tutti, Alessio, che è il nostro Grazie a voi. Regista. Grazie a voi. Buona serata. Grazie e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi. Esatto. Buon giorno. Ciao Dario. Ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.